stanno adoperando tutta la notte, sono stati eseguiti interventi di soccorso alla popolazione, di monitoraggio, sono stati chiusi i ponti, i sottopassi, qui siamo sulla tangenziale che è il punto in cui le acque sicuramente hanno raggiunto la strada. Operazioni di recupero, di evacuazione di persone, di famiglie in difficoltà, sono stati ospitati dal comando di urbani, portati presso la cascina Bargelle e rigenerano il pranzo, la cena e la dovuta assistenza. In altre occasioni si stanno compiendo attività di recupero, di salvataggio, di messa in sicurezza. Sono stati avvisati stamattina la popolazione da un punto di Corso Ricola, di Corso Borni, dai Cappuccini, quando questa mattina dalla Valsesia è arrivata un'onda che è un'onda di carattere eccezionale. Siamo adesso in questo punto, vediamo che fluire, il livello si sta abbassando, le forze di polizia, le forze dell'ordine e tutte le istituzioni delle autorità che riguardano la parte idraulica del nostro territorio stanno monitorando e tenendo, avremo un'altra riunione col prefetto alle 15 e siamo tutti assolutamente sulla necessità di tenere sotto controllo la situazione.